La televisione sembra morta. Inutile darci la televisione se poi ci tolgono la corrente. Guardate lì, la fabbrica dei sogni. Sembra impossibile, eh? Quella farina lì, tic 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 tic, le onde. All'aeroporto di Fiumicino è partita oggi Gina Lollobrigida. La nota stella del cinema si reca a Città del Messico dove parteciperà al Festival di Acapulco. Capo Kennedy. Il piano d'ordine. Direzione genitale della televisione, rettifico, la direzione generale della federazione, della genivisione, della televisione, si scusa con i telespettatori. Oh. Thank you.
conosciuti, mi han fatto male, pure li ho graditi. Son rose rosse, parla d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordato. Ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? Tesoro. Chi è? Niente, il portiere con le chiavi del terrazzo. C'è tuo marito. Certo che c'è, stupidone. Vieni. Ma come, non dice niente? Non è geloso? Altro che, figurati che proprio ieri ha fatto pugni con un tassista perché mi stava guardando dentro la scollatura. Che cosa significa? Se dovevate fare uno scherzo, vi dico subito che non l'ho trovato divertente. Non è uno scherzo. Ah no, io me ne vado. Ma no, vieni. Per niente al mondo si muoverebbe di lì. È come se non fosse in casa. Avanti, cammina. Rose, ma le più belle le hai mandate tu, grazie dei fiori. Hai visto? Hai visto che cannonata? Vediamo la pubblicità col nuovo televisore e poi andiamo a letto, capito? Tori, mettilo a posto. Cannonata! Forse parlano d'amore. Su Maurizio, vieni anche tu, vieni, vieni. Via, fallo scendere. Fiori. Guarda la televisione. In questo giorno lì è... Ti piace? Sì. A me la televisione non mi piace. Rose. Oh, oh, e tu devi mangiare, non sempre sta a guardare la televisione. Avanti, ed mani. Ed ora, signore e signori, il numero più sensazionale della nostra trasmissione. Sì, eccomi. Egli non deve sapere. Dov'è, Mark? È sceso un momento, torna subito. Ma tu vai, non t'affaticare, torna a letto. Luisa, non mentire. Marco se n'è andato, lo so. E non tornerà mai. Del resto non posso fargliene una colpa. Cosa ha avuto in questa casa? Incomprensione, diffidenza, rancore. E io? Io che cosa ho avuto in questa casa? Come va il dito, amore? Ti fa male oggi, amore? E adesso dove vai? A passare il tuo tempo libero. E come lo passi il tuo tempo libero? Davanti al televisore o al biliardo? O a parlare di calcio, eh? Del tuo aiuto. Che c'è, donna? Che ti succede? Ho bisogno di fare il turno di notte. Lo so che non mi tocca, ma se puoi farmi questo favore? È una serata fiacca e non so se... Forse... Ovina. Ah!
Guarda sta mano. Guardala bene. Guarda quest'altra. Guarda quest'altra. Guarda l'occhi. L'occhi, fissa l'occhi. Alzati. Alzati. Te devi alzare. Lo so che è difficile, ma te devi alzare. Sento qualche cosa si muove. Sento che qualche cosa si muove. E avvicinati. Più avanti. Più avanti. Più avanti. Ma che mi caschi? Adesso appoggio le mani sul televisore. Senti il canto, senti il canto. Sei guarito, sei guarito. Strilla, strilla. Apri la bocca. Di più, aprire, di più. Chiudere. Adesso altro esercizio che consiglio di fare almeno 10 volte al giorno. Sporgete il vostro labbro come per baciare. Spostare subito verso destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Sinistra, destra, e pelle di vostra faccia resterà fresca come mia. Ripetete questo movimento orizzontale degli occhi. Guardi, signora, guardi come fa Elisabetta. Ma no, non devi muovere la testa, solamente gli occhi. Provatelo anche. Aspetta un momento, verticale. Così. E sempre più rapidamente. Ah, fresca e spumeggiante. Ah, fresca e spumeggiante. Fresca e spumeggiante. Fresca e spumeggiante. La marca di certo è sì importante, ma anche che essa sia fresca e spumeggiante. Fresca e spumeggiante. Un momento, lui ha detto ah, fresca e spumeggiante. Io ho detto ah, fresca e spumeggiante. Lui ha convinto me, io ho ripetuto le sue parole, no? Se l'uomo convince il Papa, convince anche fedeli. Sto scrivendo una lettera al Papa. Perché ha scomunicato le telenovelas. Dice che sono un pericolo per l'unità della famiglia. Ve la leggo. Caro Santo Padre, mi perdoni, ma lei sta sbagliando. Le nostre famiglie sono sempre più chiuse nel loro egoismo. Ma grazie alle telenovelas, noi esprimiamo curiosità e interesse per altre famiglie lontane, di cui condividiamo i guai, i drammi, i problemi, le gioie. Ines, una segretaria, ore 10:30. Sentieri, 12:50. Quando si ama, 14. Maria, 14:25. Santa Barbara, stessa ora ma su un altro canale. Celeste, 16:25. Beautiful, 19:15. Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Pubblicità. Era qui, era. Era sempre stato qui, era. Che po'?
Abbiamo fatto per Bihać quello che le Nazioni Unite non erano riuscite a fare, proteggerla. Così dice Zagabria e nel contempo assicura, ci fermeremo. In serata 1500 granate cadono su Osijek, all'altra estremità del fronte, in Slavonia. Puoi iniziare una nuova vita. Ora sei libera. Torna con noi. Tornare dove? I miei amici sono morti qui. E una parte di me anche. La guerra forse... Alle leggi della convenienza, alle leggi del trasformismo e dell'opportunismo. Zac! Fare i miei e di donna. Chi dice che l'ho fatto? Zac! Così come ha dovuto uccidere Harris, per impedirgli di scrivere che... Zac! Facciata l'altro ferito. Mezzo a noi cadrà la bomba! Bombe garofano sbocceranno! No, lascia stare il televisore! Ci sono ancora le vado da pagare! Bombe alce drizzeranno le orecchie! Ma che farà, Riccardo? Bum! Eli e bum, tu soli bum bum, tu luna, tu stelle bum, notti tu bum, tu giorni tu bum. Fate bam, voi laghi, voi oceani, bim, barracuda, bum, e covari, bum, ubangi, bango, rangutan, bim, bam, bom, bum, ah, e forse signor, bam, bum, tu bim, la zanna, la pinna, la spanna, sì, sì, sì! Fatemi uscire! Voglio uscire! Voglio uscire! Zero quindi. Lasci te. Sta sempre con televisione accesa, eh? Guardi che non è una buona abitudine, eh? Fa molto male.
scusate, io chiudo. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.